Mi era rimasta in sospeso una domanda cattiva, devo dire. Qui faccio l'avvocato del diavolo degli ingrati. Perché è uno dei filosofi che amo di più, come credo di aver detto, è Montaigne. E Montaigne è da scettico, non amava le passioni forti, i sentimenti che legano, che incatenano, è il primo spirito libero, se vogliamo, no? Criticato anche da Croce per questo, Croce non poteva sopportare questa cosa. E diceva che anche la gratitudine può diventare tirannica. Lui aveva un sentimento forte per l'amicizia, ma la gratitudine temeva forse i rapporti mafiosi, che diceva lei. La domanda a questo punto è un'apologia del traditore, ma brutto, è il personaggio dantesco dell'inferno e più terribile dei traditori, non lo si può vedere anche come lo vedeva Shakespeare, il grande tirannicida e l'amante della libertà? E sono problemi questi. Sì, sto pensando. Naturalmente non potevo anche rileggermi alcune opere di Shakespeare. Non c'è dramma, ma anche commedia di Shakespeare in cui quelli di cui stiamo parlando non appaiono. Ritroviamo in Re Lear, lo ritroviamo nella Tempesta, lo ritroviamo in altri passaggi della sua opera e lo ritroviamo naturalmente anche nel Giulio Cesare. Questa lettura in questo momento non riesco a trovare nel libro, vediamo se un istante solo di pazienza. No, forse lo lasciamo. No, non c'è. Giulio Cesare 116, bravissimo. Siccome io ho il vizio di non rileggere mai i miei libri, qui forse uno psicanalista avrebbe qualcosa da dire in proposito. Marco Antonio, ricordate questo passaggio straordinario, morto trafitto Giulio Cesare, ed eccolo che parla. E ora, se avete lacrime, preparatevi a versarle tutte. Voi conoscete tutti quanti questo mantello. Ricordo la prima volta che Cesare lo indossò. Fu una sera d'estate, nella sua tenda, il giorno che sconfisse i nervi. Guardate qui il varco che vi ha aperto il pugnale di Cassio. Guardate qui lo strappo rabbioso del pugnale di Casca. Qui lo attraversato la pugnalata del beniamato Bruto e quando gli estrasse il maledetto acciaio. Notate come il sangue di Cesare l'inseguì, quasi volesse precipitarsi fuori per accertarsi che fosse stato proprio Bruto a bussare così. Ricorderete il figlio adottivo e Bruto. Brutalmente. Perché Bruto, voi lo sapete, era l'angelo di Cesare. E questo fu il più barbaro di tutti i colpi, perché quando il nobile Cesare se lo vide vibrare, e tanta ingratitudine, più dura del pugnale dei traditori, si scomentò del tutto. Allora sì, si spezzò il suo gran cuore e nascondendo la faccia del mantello, il gran Cesare cadde. Shakespeare andava citato. Posso leggere una poesia che ci possa risollevare l'animo? Forse la conoscete già, una poetessa contemporanea, Mariangela Gualtieri.
si intitola Ringraziare, e ve ne leggo alcune parti. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri, per il pane e per il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede, per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per il linguaggio. Io ringraziare desidero per il coraggio e la felicità degli altri, per la patria sentita nei gelsomini e per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico. Ringraziare desidero per la quiete della casa, per i bambini che sono nostre divinità domestiche, per l'anima, perché se scende dal suo gradino la terra muore, per il fatto di avere una sorella. Ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, limpidi e liberi, per l'antica arte del teatro, quando ancora raduna i vivi e li nutre, per l'intelligenza d'amore, per il vino, il suo colore, per l'ozio, con la sua attesa di niente, per la bellezza tanto antica e tanto nuova. Ringraziare desidero per tutte le biblioteche del mondo. per quello star bene tra gli altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi, per il bene dell'amicizia, quando si dicono anche cose stupide e care, ringraziare per tutti i baci d'amore, per l'amore che rende impavidi, per la contentezza dobbiamo ringraziare, per l'entusiasmo, per l'ebbrezza, per i morti nostri, che fanno della morte un luogo abitato. Ringraziare desidero, perché su questa terra esiste la musica, misteriosa forma del tempo, per la mano destra e la mano sinistra, e il loro intimo accordo. Per chi è indifferente alla notarietà, ringraziare per i cani, per i gatti, gli esseri fraterni carichi di mistero, per i fiori e la segreta vittoria che celebrano, per il silenzio e i suoi molti doni, per il silenzio, che è forse la lezione più grande, per il sole, nostro antenato. Mariangela Gualtieri. Sono molto grato per quello che ho ascoltato ora e lascia pensare e riflettere molto. Però vorrei chiedere al professore, che dire di quei momenti in cui invece si avverte disagio e imbarazzo nel sentirsi ringraziati? Perché si dice grazie quando si riceve qualcosa per qualcuno che dà. Tant'è vero che lo scompenso di questa situazione viene rimediato quando si dice quasi male, figuri, niente, come per riqualificare la situazione. Da un mio pensiero, grazie. Sì, lei pone un problema che ci trova spesso come imbarazzati, no? Talvolta siamo anche imbarazzati da chi ci ringrazia troppo, perché suscita in noi il sospetto che ci sia dell'ipocrisia, che non ci sia, che ci sia una benevolenza molto, molto superficiale. Io credo che molto modestamente si tratti anche con un sorriso interiore, se vogliamo, un po' ironico, si tratti di accettare questi grazie. Dinanzi ai tanti grazie che non abbiamo ricevuto, se c'è qualche grazie che non ho parlato.